Amici di Polifemo, l'occhio di Abate, amici dello Sportello del Cittadino, amici di Viva la Puglia Channel, concittadini di Taranto, amici della provincia tutta, e voglio rivolgere il mio augurio per questa festività del Santo Natale. Un augurio a tutti affinché almeno per questo giorno possa brillare su ognuno di noi il sorriso, che le sofferenze che purtroppo amareggiano almeno per questa giornata possano stemperarsi. Speriamo davvero che tutti possiamo vivere un clima felice, possiamo provare quel mistero, quell'atmosfera magica del Natale. E forse per un giorno, e non solo per un giorno, dovremmo mettere da parte le invidie, gli odi, le gelosie che hanno rovinato e rovinano questo territorio. Volutamente ho scelto la location del presepe vivente di Mottola proprio perché qui da un lato si vive in maniera incommensurabile questa atmosfera, questa magicità del Natale, dall'altro però si nota anche l'operosità di tanta gente che con spirito cristiano, che con spirito di servizio, che con un profondo senso civico, col sacrificio anche personale, hanno voluto realizzare questa manifestazione. Vuol dire tanto. È un esempio per un territorio in sofferenza che deve rinascere. Taranto in questo 2015 ha vissuto davvero le pene dell'inferno. Penso all'inquinamento ambientale, penso alle stragi dell'Ilva all'interno e all'esterno dello stabilimento. Forse è il caso di voltare pagina, anzi sicuramente è il caso di voltare pagina, di ritornare alle nostre origini, alla purezza delle nostre tradizioni. Beh, questo 2015 per me è stato un anno importante, importantissimo, un anno felice e fortunato, sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista strettamente personale, privato. E è un anno in cui sono ripartito con Polifemo, l'occhio di Abate, con le mie trasmissioni. Sono ritornato in video dopo che certa classe politica squallida aveva deciso di eliminarmi, di farmi fuori. Ma la costanza personale e l'affetto incommensurabile dei tanti cittadini di Taranto, degli sponsor, delle aziende che mi hanno voluto sostenere, hanno fatto sì che ancora una volta la libertà di informazione potesse trionfare. Ma queste cose non voglio dirle il giorno di Natale. E forse anche mi sforzo di perdonare chi mi ha fatto del male, tanto male. Ma ognuno di noi è peccatore e lassù poi il buon Dio valuta e giudica tutto e tutti. Che dire, vi auguro di sentire il calore del Natale con le vostre famiglie, con i vostri affetti. Non mi dilungo, un abbraccio a tutti, vi voglio bene.